4 dicembre 2017 si è svolta a Napoli, presso l'Aula Franchini del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, la presentazione dei volumi numeri 5 e 6 della collana di studi castiglieriani, Crinein. L'opera, curata da Riccardo De Biase e Mattia Papa, Axel Hagerström, uno studio sulla filosofia svedese del presente, si immerge nell'analisi del pensiero del filosofo scandinavo che dà il nome al volume, individuandone i caratteri e le somiglianze con la filosofia tedesca e più in generale occidentale, ritrovando spunti per la sua filosofia della cultura, argomento più volte affrontato nelle pubblicazioni di Crinein. La giornata di oggi rappresenta la certificazione di un percorso che è stato fatto da 2 anni a questa parte ed è la certificazione di un progetto culturale, di un progetto formativo e di un progetto scientifico che è tutto collegato, che ha tutto un insieme, diciamo così, di elementi e di fattori che appunto vogliono provare a sondare il pensiero di questo autore straordinariamente fertile, straordinariamente importante, che è Ernst Cassirer. I volumi 5 e 6, di cui io sono co-curatore insieme a Mattia Papa e di cui è curatrice la dottoressa Rossella Saccoia, si pongono in un quadro molto importante del percorso intellettuale di questo pensatore. E io sono molto lieto che due ospiti verranno da fuori, due ospiti molto importanti, il professor Renato Pettovello e il professor Giuseppe Danna, verranno a parlare di questo snodo fondamentale del pensiero di Ernst Cassirer. Il volume si iscrive in quello che appunto è definito il periodo svedese della filosofia cassireriana, un periodo sicuramente di svolta sotto diversi punti di vista. Noi lo scriviamo nell'introduzione, un periodo in cui probabilmente più che una svolta si può parlare di una antropologizzazione del pensiero cassireriano, poiché appunto tutto il lavoro svolto durante l'elaborazione delle forme simboliche ritrova un suo risvolto etico, morale. Molti saggisti, molti critici del pensiero cassireriano ritengono il testo su Hagerström un primo momento della filosofia morale, un tentativo della filosofia morale cassireriana, che come si sa non è mai stata pubblicata, non è mai stata resa sotto un volume unico, sotto forma di sistema, per dir così. L'opera curata da Rossella Saccoia, invece, ha avuto il merito di aver tradotto per la prima volta in italiano la monografia Thomas Thorild nella storia spirituale del XVIII secolo, scritta nel 1941 durante l'esilio svedese del filosofo neokantiano. Cassirer analizza la figura di Thomas Thorild, filosofo, poeta, scienziato, attivo in Svezia a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, non solo per onorare la terra che lo ha ospitato, ma anche come testimonianza in anni tremendamente bui del senso e del significato attribuito alla Kulturphilosophie, una filosofia cosmopolita, eticamente orientata a riscattare l'umanità e a disegnare per questa un futuro di dignità e di coesistenza aperta e libera. Sono intervenuti, oltre ai curatori dell'opera, Edoardo Massimilla, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Renato Pettoello dell'Università degli Studi di Milano, Giuseppe Danna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Fulvio Tessitore, professore emerito di Storia della Filosofia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Questa collana è oramai giunta al sesto prezioso volumetto e raccoglie in maniera secondo me significativa, per un verso, la traduzione e l'introduzione, diciamo, di una serie di scritti, alcuni dei quali apparentemente minori, di Cassirer, di Ernst Cassirer, ma che in realtà hanno
sono scritti importanti perché hanno il merito di presentarci il profilo, diciamo, di questo importante filosofo in tutta l'ampiezza dei suoi interessi. La collana è una collana specifica dedicata a Ernst Cassirer, questo importantissimo esponente del neocriticismo marburghese. L'aspetto particolarmente bello di questa collana è che è curata da giovani, con tutta la passione che li caratterizza, senza, diciamo così, il mestiere di noi ormai attempati, ma questo è l'aspetto davvero particolarmente rilevante. Io mi sono concentrato principalmente sul quarto capitolo del volume su Hägerström, perché mi ha consentito di affrontare il tema del mito e in generale le forme simboliche in Cassirer, lasciando più spazio al mio amico e collega professor Danna per trattare gli aspetti di continuità con sostanza e funzione. Partirei proprio dalla domanda centrale che la stessa dottoressa Saccoia pone all'interno della sua introduzione. Perché Cassirer si occupa di Thomas Stroll? Questo è il punto. Si tratta di un letterato, un filosofo svedese che vive a cavallo tra la seconda metà del Settecento e il primo decennio dell'Ottocento. Se uno scorre le pagine di questo testo si rende conto che si tratta di un autore che per Cassirer è schiacciato da altre figure. Non sbaglio, opportuna, giusta citazione finale dell'incidenza di Hegel consente, io credo, di dire che Cassirer per una certa parte è condizionato dal neocantismo di origine, quello al quale lui in qualche misura poteva andare. Anche la stessa idea di realtà, come tu l'hai definita, in fondo è il capovolgimento, la realtà assoluta è la conoscenza relativa, la realtà relativa è la conoscenza assoluta, se vogliamo usare, diciamo così,